Lei sa come fa a smettere di piangere il bambino? Mia moglie me l'ha mollato, io non so come fare. Non mi aiuta? Come si fa a far smettere un bambino di piangere? No, quando piangono no. Così tanto, che devo fare? No, ma non è il bambino piange. Che devo fare qua? Lo prendo in braccio. Lo devo prendere in braccio? C'ho il bambino che mi piange in continuazione, come posso fare? Ma perché? Biberon. Dice che è fame? Ma perché? Piangono per fame oppure? Sono grande, non lo so. Anch'io, ma mia moglie mi ha mollato. Pazienza. Sto impazzendo. Grazie, mi abituerò, grazie. Signora, come può fermarsi un bambino qua? Piange in continuazione. Mi piange sempre. Piange il telefonino tu. Piange il telefono. Signora, mi dà una mano, sta piangendo in continuazione. Che posso fare per sto bambino? Mannaggia. Come si può fare? Ma secondo lei perché piangono i bambini? Sta piangendo in continuazione. Ma ha mollato, il ciuccio non ce l'ho, lei c'ha un ciuccio. Ma perché hanno fame, sete, sonno? Ma no! È Jack! Mi dà un consiglio? Che devo fare? Ah, dipende che c'ha. Ma cosa, di solito quando piangono così in continuazione, cos'è? Fame, sete? È piccolissimo, ti prego, Jack! Come? È Jack! È Mr. Hyde! È Mr. Hyde, mi sa che c'ha ragione. Faccia vedere, mi piange in continuazione. C'è la bambola. Ma quando un bambino piange in continuazione, che bisogna fare? Passeggiare. E sono 3 ore che giro intorno al palazzo. Piange perché piove. E provi a tornare a casa, non lo so. Jack, ti prego, basta, non ne posso più, Jack. Vieni qua, vieni qua. Allora, Jack, ti fermo io. Buonasera, signora. Qui, Candid, saluta e istruzioni per l'uso con Jack. A voi studi.